Prego, consigliera Matano. Grazie, signor Presidente. Benvenuta Roberta Giova. Sono contenta di avere una nuova consigliera, donna e combattiva, che non si farà certamente abbattere da questi piccoli attacchi ricevuti. Andiamo, ma tanto qua ci siamo abituati, quindi non c'è problema. Allora, signor Sindaco, signor Presidente, consigliere e consiglieri, oggi vorrei condividere, da piccolina quale sono, con voi alcune riflessioni su inclusione, promesse e strani silenzi. Per quanto riguarda l'inclusione, e oggi ne abbiamo avuto un esempio di inclusione, i cittadini che ci hanno scelto in loro rappresentanza ci hanno accordato il privilegio di essere all'interno delle istituzioni per perseguire obiettivi tesi alla ricerca di soluzioni condivise per il benessere della collettività. Ogni ruolo ha i suoi obblighi e l'immagine della città passa anche attraverso i toni e le parole dei propri rappresentanti istituzionali. E devo purtroppo evidenziare che a volte in quest'aula ci si distrae e si adoperano toni e parole non adeguati al ruolo e alla dignità del luogo in cui ci troviamo. La correttezza istituzionale passa anche attraverso l'attenzione che poniamo alle parole di chi la pensa diversamente da noi, perché tutti abbiamo da imparare gli uni dagli altri. Colleghi, continua la grande confusione, insomma, credo che... È normale. E la presunzione è lo scudo dietro il quale si nascondono i mediocri. In quest'aula ho sovente sentito parlare di inclusione da alcuni di voi, ma qualcuno forse non ha ben compreso che il termine inclusivo non riguarda esclusivamente persone che vengono da altre parti del mondo, bensì si riferisce ad atteggiamenti di apertura, disponibilità e apprezzamento per chiunque provenga da un diverso tessuto culturale e sociale o da un'altra città. Ebbene, più volte in quest'aula si è assistito alla scientifica denigrazione di un consigliere solo perché proveniente da un'altra città, con un altro accento e di altra fede calcistica. Questo è imperdonabile secondo quest'aula. E invece di censurare questo comportamento, molti si uniscono a risolini e applausi quando avvengono questi episodi di incommentabile razzismo territoriale. Ed in una città che dice di fare dell'antirazzismo e dell'inclusione la sua bandiera, questo è francamente inaccettabile. Così come è inaccettabile che mentre un consigliere sta facendo il suo intervento, in quest'aula si creano capannelli, si discuta alzando la voce e siano ammesse persone che non dovrebbero esserci. E mi riferisco a quelli che entrano ed escono e a volte si siedono nei nostri banchi o addirittura nei banchi della giunta senza essere consiglieri comunali o assessori, con la conseguenza che chi ci osserva da casa pensa di guardare lo streaming in diretta da un mercatino rionale piuttosto che dall'aula istituzionale del Consiglio Comunale di Napoli. Tutto ciò la reputo un'incomprensibile mancanza di rispetto sia per i consiglieri che invece sono interessati al discorso del collega che sta parlando, sia per coloro che guardano da casa. Per quanto riguarda le promesse, a fine maggio fece un articolo 37 sulla condizione in cui versano le terme di Agnano, soprattutto circa la notizia che i dipendenti delle terme erano in agitazione, perché affermavano di essere stati costretti a firmare un accordo in cui rinunciavano al 50% degli stipendi arretrati, con la promessa dell'assorbimento in un'altra partecipata del comune. Abbiamo saputo che in questi giorni alcuni lavoratori delle terme di Agnano sono stati convocati a Palazzo San Giacomo e pare sempre che sia stato loro comunicato che i sindaci del collegio sindacale delle Terme di Agnano non approveranno il bilancio se non si effettueranno tagli concreti. E pare anche, sempre pare perché non ne ho la certezza, che gli unici tagli possibili immaginati dal liquidatore e dalla nostra amministrazione siano i tagli al personale. Nonostante le Terme di Agnano possiedano un patrimonio dal valore nettamente superiore ai debiti e che vendendo qualcosina di questo patrimonio si potrebbero salvare posti di lavoro, pare anche che i lavoratori siano riusciti a convincere finalmente i sindacati ad attivarsi un po' di più nel difendere i loro diritti e che si sia trovata la soluzione di trasferire altre 5 risorse umane ad un'altra partecipata, nello specifico ad Asia, con l'inaccettabile scelta di accettare il dimezzamento dello stipendio pena il licenziamento.
Intanto pare sempre che se questi 5 lavoratori andranno in Asia, mancherà il personale che potrà occuparsi della manutenzione delle terme e che bisognerà assumere, perché lì i soldi ci saranno, addetti per svolgere tali mansioni con contratto di collaborazione esterna, senza invece pensare di utilizzare i lavoratori in esubero negli altri reparti per tali attività, lavoratori che sarebbero ben contenti di accettare questo cambio di mansione. Ora è tutto spostato al 17 settembre e se i 5 lavoratori non accetteranno di passare in Asia, allora si procederà al licenziamento di alcuni lavoratori delle terme. E tutto quanto nonostante le promesse e i proclami del 28 luglio 2016, data in cui i giornali pubblicarono la notizia della stipula del contratto di fitto del complesso termale alla presenza del sindaco De Magistris e dell'allora assessore al lavoro e alle attività produttive Enrico Panini, con tanto di dichiarazioni su quanto questa amministrazione fosse stata brava a mettere in sicurezza le terme ed i posti di lavoro dei dipendenti. Complimenti davvero. Per quanto riguarda gli strani silenzi, questa amministrazione a parole dice di essere attenta a quello che succede nella città di Napoli, ma quando si parla di Porto di Napoli, il primo datore di lavoro della Campania, tende a essere alquanto distratta. Nonostante in quest'aula abbiamo spesso denunciato le nostre perplessità e abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle innumerevoli interrogazioni, 12, riguardo la gestione del nostro scalo portuale, è di ieri la notizia che sull'appalto per la nuova darsena di Levante a Napoli l'ANAC ha trovato criticità e violazioni, quindi non erano fantasie di un pazzo visionario o di uno che ce l'aveva con qualcuno, ma l'ANAC ha trovato criticità e violazioni. A seguito delle nostre interrogazioni al Senato e al Parlamento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato i controlli sull'appalto del porto di Napoli per la nuova darsena di Levante e relative opere di collegamento, riscontrando criticità che hanno incrementato i costi finali e i tempi di realizzazione, nonché pare abbiano riscontrato la violazione di principi con approssimazioni e carenze diffuse che hanno caratterizzato l'intero appalto, dall'avvio dei lavori al collaudo. Le violazioni riguarderebbero la normativa riguardante gli obblighi e le funzioni del responsabile del procedimento, la normativa riguardante gli obblighi e le funzioni del direttore dei lavori, la normativa dettata in materia di accordo bonario in quanto lo stesso è stato avviato in ritardo senza una previa attenta valutazione e con modalità anomale che non rispondono ai criteri dettati dalla legge, svariate norme del codice degli appalti rispetto al quale spicca la mancanza persino di un qualsiasi tentativo di risolvere le numerose anomalie registrate nell'andamento dell'appalto. Infine, l'ANAC, come se ce ne fosse bisogno, ha sollecitato l'intervento dell'autorità portuale stessa, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica. Alla luce di quanto appena detto, e visto che questo resoconto dell'ANAC è stato pubblicato oggi sul Corriere, quindi è veritiero, alla luce di quanto appena detto, ci chiediamo come mai questa amministrazione resti stranamente in silenzio e non si prenda una posizione netta al riguardo né si interessi mai veramente a quanto accade nel porto di Napoli. Signor Sindaco, visto che lei ama fare giornalieri proclami a mezzo stampa e tramite la sua web TV, anzi mi scuso, è stato un lapsus freudiano perché in realtà la web TV è quella del Comune di Napoli. Dicevo, visto che lei ama fare proclami su tutto lo scibile umano, mi chiedevo quando ci sarà una sua esternazione chiara e precisa sul porto. Grazie.